Finalmente è arrivata l'estate con le temperature giuste per fare un bagno al mare. Il primo weekend appena trascorso ha ovviamente fatto registrare il pienone di affitti di ombrelloni e sdraio. Oltre a chi ha approfittato per una gita fuori porta, c'è chi, pur abitando non proprio distante dal lungomare, ha preferito muoversi con la macchina, una vecchia abitudine dei pescaresi che nemmeno i parcheggi a pagamento ha scoraggiato. Tra sabato e domenica indicativamente sono state accertate circa 350 violazioni che riguardano per lo più violazioni della sosta relative a sosta sul marciapiede piuttosto che a sbocco di passi carrabili, posti invalidi, attraversamenti pedonali, quelle che sono un po' le infrazioni classiche che si ripetono un po' tutte le estati, chiaramente nei weekend. Siamo grosso modo in linea con quelli che sono i numeri anche degli anni precedenti, ad eccezione chiaramente degli anni legati al Covid. Cerchiamo di fare il possibile per essere presenti. Evidentemente non riusciamo dovunque, però i controlli ci sono, proseguiranno nel corso di tutta l'estate proprio per cercare di garantire la serenità e la fruibilità della nostra costa a tutti, siano essi residenti, siano turisti o comunque frequentatori del fine settimana. E sulla questione dei ticket da pagare sul lungomare c'è stata qualche infrazione. Sì, tra le sanzioni elevate ci sono anche una cinquantina di verbali che sono stati elevati nei confronti di chi aveva omesso il pagamento del ticket di parcheggio oppure aveva sostato oltre il tempo consentito. Sì, chiaramente è un dato che riguarda tutte le aree di parcheggio a pagamento della città, non solo le aree della Riviera, che ricordo sono due, una nella zona nord e una nella zona sud. E direi che nella bontà del progetto c'è proprio il fatto che pagando la sosta si consente una rotazione più veloce agli utenti. Chiaramente l'invito è sempre quello di utilizzare mezzi alternativi, quindi muoversi con le biciclette, con veicoli che sono più facili anche da parcheggiare. Chiaramente sulle autovetture c'è sempre qualche problema in più per trovare parcheggio, soprattutto nei fine settimana.